fare il punto della situazione in materia di restituzione dei tributi non versati a causa del sisma e per i quali le imprese aquilane hanno beneficiato dell'abbattimento del 60% in fase di restituzione. Questo è il senso dell'incontro che si è svolto in Consiglio Comunale, resosi necessario dopo che l'Unione Europea è tornata a richiedere la restituzione al 100% delle tasse per tutti i contribuenti. Questo nonostante il parere del TAR regionale che lo scorso giugno aveva definito illegittima la richiesta di far beneficiare del piano di rientro agevolato solo le imprese ed i professionisti fino alla soglia del de minimis, ovvero 200.000 euro. Per uscire dall'impasse, la soluzione prospettata dal governo italiano potrebbe essere quella di un emendamento alla legge di stabilità che da una parte avalli la restituzione al 100% delle imposte in 120 rate, ma che dall'altra fissi una serie di parametri i quali possano restringere il più possibile il campo degli operatori del mondo produttivo costretti all'esborso pieno. Questi ultimi, dal canto loro, hanno espresso netta contrarietà nei confronti del piano governativo, prospettando invece la possibilità di recarsi a Bruxelles per tentare la via del negoziato in prima persona, fermo restando la necessità di mantenere l'abbattimento al 40% delle imposte. Noi chiediamo che il governo si faccia carico di difenderci a spada tratta e non di chiederci qualcos'altro. Non ci fidiamo, almeno la proposta nostra come industria è quella di non fidarsi più della mediazione del governo, di essere semplicemente presentati e di andare a Bruxelles a rivendicare quelle che sono le nostre ragioni, a spiegare qual è la situazione e a dire a chi poi si dovrà veramente occupare di valutare la situazione come stanno in realtà le cose. Ad ascoltare e raccogliere le istanze del territorio, il sottosegretario di governo Giovanni Legnini, che ha però lanciato un monito chiaro. Se si deciderà di andare al muro contro muro con l'Unione Europea senza un supporto normativo istituzionale, il rischio concreto è quello che alla fine il territorio possa ottenere ancora meno di quanto sin qui faticosamente conquistato. Il tema è: vogliamo fare una norma che eviti guai alla stragrandissima maggioranza di persone, cercando di attenuare, attutire il danno a una ristrettissima cerchia di contribuenti, evitando sorprese? Questo è il quesito. A questo quesito personalmente rispondo meglio un danno limitatissimo che una sorpresa che potrebbe portare a un danno più elevato.